perché i veri paradisi sono i paradisi che abbiamo perduto. Siamo cresciuti insieme, 7 amici eravamo, come fratelli. Questa sono io, Riccioli d'Oro, il Zucchina, il Matto, il Nano, il Secco, manca solo Pierino. Sempre lui manca dai fotografie, sempre. Precisi. Ma qua dove stavamo? Sulla neve. Questo posto non mi ricordo. Ma come il suo ricordo? Ma quello è il giorno più importante della vita nostra. È lì che abbiamo fatto il patto. E il patto era questo. Cascasse il mondo, qualunque cosa fosse successa nelle nostre vite, andava come andava, noi non ci saremmo dovuti mai perdere di vista. Il patto che diceva che ci saremmo rincontrati qua tutti insieme dopo 30 anni, aspettare l'aurora boreale. Il seminario l'ho già fatto io. Seguitemi su sta piantina, benedetto. Allora, siamo a Parigi, le tappe sono Amsterdam, Hamburgo e Copenaghen. Dalla Danimarca passiamo alla Norvegia, passiamo per Oslo, andiamo in su attraverso i ghiacci, attraversiamo la Lapponia e arriviamo a Capo Nord, chiaro? Va bene a me, ma come ci andiamo sui ghiacci? Ma vi ricordate qua a porta che abbiamo preso il treno, che siamo scappati, abbiamo preso il treno per Salerno? Sì! Per Salerno! Dov'è che ci arriviamo? A Montecarini. A Montecarini! Sì, lo volevo, che mia madre ci ha rincorsa alla stazione! Si c'aveva un cane da meglio, almeno il cane non se ne va! Ci potevamo averla, 13-14 anni? No, potete più! No, c'avevamo 14 anni! Che c'è come ci portava i mercati a fare a venire in stracci, ti ricordi, lo volevo? Mi è stato a far ricordare troppe cose. Allora, ma si emoziona? Ma guarda come c'è qui? Ma già cominciato, che non lo vedi? Guarda che bello, guarda! Come ha detto che segniamo? Lapponia. Manco uno l'ho visto. Cercalo sulla cartina della Lapponia. Amore, è una terra senza confini, non appartiene a nessuno, è bellissima e c'è tanta neve. C'è freddo, che freddo che fa. Ma da notte i coglioni con sto fatto! E a tutto il viaggio che mi rompete i coglioni a ricordarsi i tempi andati, senza mangiare, senza dormire sotto l'acqua, a farina che si rigida, che siamo 70 anni a capoccia! Basta! Io mi fermo qui, guida la vostra cazzo di macchina! Vaffanculo! Sono stanco. Non la faccio più a viaggiare, sono stanco. Abbiamo poco tempo per portarlo là dove lo dobbiamo questa portare. Questa notte ci fermiamo qua, ripartiamo domani mattina. Il buio già iniziamo. Ragazzi, io penso che adesso ormai l'ha capito dove stiamo. Ma certo che l'ha capito, no? È che non se lo vuole dire, no? Che ti sei dimenticato di come funziona? Che è successo con me? Si è capito più. Si è fermato, sono 70 anni che vuole dare. Ci vuole del tempo, se ne deve rendere conto. Io però ci non ricordo come è successo. Tu sei l'unico che sei andato nel sonno. Qui tutti col botto siamo morti. 3, 2, 1, vai! Vai, 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 vai! Non ci deve essere la luna piena. Deve essere una notte tra il pinocchio d'autunno e quello di primavera. Non deve nevicare. E l'orario è compreso fra le 6 del pomeriggio e l'una di notte.
Ragazzi, è la serata perfetta. Mi dispiace andare via, ma nello stesso tempo sono felice di partire. Ma voi mettete a vedere l'aurora boreale in mezzo al mare, nel silenzio, nel vuoto, senza nessuno. Qui c'è solo ghiaccio, mare e neve. È il paradiso. Il patto era che nella vita avremmo fatto tutte le cose insieme, tutti insieme. Anche morire.